Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Allora, come avrete letto dal titolo, oggi voglio consigliarvi tre libri fantastici di marketing che dovete leggere assolutamente se ne siete appassionati. Direi che ora come ora che siamo chiusi in casa e stiamo passando anche un momento difficile della nostra vita, leggere può essere una distrazione e è un modo anche per far passare il tempo e per arricchire le nostre conoscenze. Prima di partire con la lista, sigla. Eccoci qua, ben ritrovati. Allora, per chi non mi conoscesse, una piccola introduzione. Sono Max, sono uno studente qua a Vancouver che sto studiando al Grayson College e l'obiettivo, diciamo, di questo canale è quello di raccontarvi questa mia esperienza passo dopo passo e farvi divertire il più possibile. Ma ragazzi, voi sapete realmente che cos'è il marketing? Perché adesso io vado a citare tre libri e magari qualcuno di voi non sa neanche di che cosa stia parlando. Allora vi faccio un esempio molto semplice e concreto, perché sennò dovrei andare a creare un altro video e parlarne in modo più approfondito. Allora, vedete questa penna? Ecco, può essere la penna più bella di questo mondo, può avere mille caratteristiche, ma se io non sono capace a venderla, non avrà mai successo. E quindi il marketing che cos'è? È un insieme di strategie di vendita che fa sì che questa penna abbia successo. Bene ragazzi, possiamo partire finalmente. E inizio subito con il pezzo forte, Marketing 4.0 di Philip Kotler. Secondo me è un po' come la Bibbia questo, è uno dei libri più belli che abbia mai letto, perché appunto Philip Kotler racconta l'evoluzione del marketing in modo dettagliato e cos'altro, adesso non ve lo voglio spoilerare tutto, però mi ricordo anche che un pezzo del libro così racconta dell'evoluzione anche del cliente, che ormai abbiamo davanti un cliente informato. Da un esempio, quando ho lavorato nell'agenzia di viaggio a Borgosesia come stagista, mi è capitato che è arrivato questo cliente e mi ha chiesto: guarda, dovrei andare a guardare un attimo un volo aereo Milano-New York. Io ho guardato bene tutto, ho cercato anche un hotel per fargli una ricerca approfondita, gli ho fatto vedere il prezzo finale e lui mi ha detto: guarda, io ho trovato su un altro sito che costava di meno. Cioè, quindi bisogna stare attenti, il mio consiglio è: informatevi bene e non fate brutte figure con il cliente. Secondo libro di Seth Godin, uno secondo me dei guru del marketing più bravi che ci siano in America, perché diciamo che secondo me gli americani nel campo vendita sono straordinari. Perciò il titolo è proprio All Marketers Are Liars e poi lo cancello con dicendo appunto Tell Stories, perché adesso mi veniva a parlare anche così in inglese, perché appunto il concetto è che noi ci facciamo, tra virgolette, ingannare dal concetto che magari un bicchiere di vino che costa $25 sia migliore che un bicchiere da 5, capito il concetto? Diciamo che è un libro molto, secondo me, carino e fa anche molto piacere leggerlo perché è facile, non ci sono termini complicati e per lo più racconta tante storie, tanti esempi di aziende che hanno venduto al meglio il loro prodotto. Terzo e ultimo libro, ragazzi, ebbene sì, ho scelto proprio lui, un autore italiano, Marco Montemagno. Adesso purtroppo non ho il libro fisicamente qua, non ho il libro, però lo potete vedere qui e il titolo appunto Codice Montemagno è un libricino comunque da 130-140 pagine, lo potete leggere secondo me in uno o due giorni. Punto dell'evoluzione della tecnologia, di come ha aiutato anche il marketing a migliorarlo, diciamo, e anche alcuni concetti, diciamo, del lavoro, no? Che ormai oggigiorno si può lavorare tranquillamente da casa, come stiamo facendo ora che siamo obbligati, senza nessun problema, cioè possiamo tranquillamente aprire un sito web con Shopify, vendere determinati prodotti e avere un reddito comunque onesto. Se avete in mente altri libri di marketing, prego scrivetemeli qua sotto e ne parleremo insieme. Vi invito infine a mettere un bel like al video se vi è piaciuto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!